Lanzada sempre protagonista nell'organizzare grandi manifestazioni, soprattutto qui in località Pradash. Oggi ci ritroviamo davanti alla mostra regionale della razza bruna, un evento molto importante visto il momento che comunque sia stiamo vivendo. Sono stata molto fiera però di aver fatto conoscere a tutti gli allevatori comunque sia questo paese montano che però è stato in grado di ospitare tutti quanti. Un paese montano, Lanzada, ma in generale la Valmalenco, che ha molte aziende agricole. Sì, la realtà della Valmalenco, a differenza di tante altre valli, è che noi siamo in una realtà dove produciamo noi direttamente e vendiamo noi direttamente i nostri prodotti, il cosiddetto chilometro zero. Siamo tante aziende e penso che anche con i risultati ottenuti in mostra, anche la Valmalenco ha fatto la sua figura nella mostra regionale. Quanto è importante mantenere questa attività che comunque mantiene anche il territorio? È molto importante. Il problema è che oggigiorno con l'aumento dei costi delle materie prime sta diventando sempre più difficile. Noi abbiamo tanta, tanta passione per poter andare avanti, ma oggigiorno ci vuole un reddito sicuro anche per noi. Chi ha partecipato a organizzare questa manifestazione? Allora, io ringrazio innanzitutto Aral, il comune, il consorzio turistico Valmalenco, tutti gli enti dalla comunità montana al BIM, alla provincia che hanno sostenuto questo evento. Un ringraziamento anche comunque a chi ha collaborato con noi, come la Protezione Civile, comunque sia gli alpini, la Sagra di Vetto. 27 allevatori lombardi, 96 capi in concorso. Tra i premi tanti riconoscimenti alla provincia di Sondrio, che si è aggiudicata anche i titoli di campionessa delle vacche, andato in Valchiavenna, e del giovane bestiame proveniente da un'azienda di Dubino. Una manifestazione che richiedeva molto impegno perché l'organizzazione prevedeva l'arrivo di tante aziende anche da fuori provincia, quindi logisticamente è stato abbastanza impegnativo organizzare, però c'è stata una risposta molto positiva da tanti allevatori, quindi successo per gli animali, successo di pubblico, veramente tanta gente che ci ha onorato dalla loro presenza e ci ha reso veramente molto contenti.